Ciao a tutti! Prima di iniziare il video voglio salutare Sara, che lo so che vedrà questo video, e ti prego Sara, non uccidermi, non ti arrabbiare. Lo sto facendo il video nella tua camera perché, come sai, oltre ad avere una vista stupenda, si vede San Martino da qui, ma anche una finestra magica, entra sempre sole da qui, cioè veramente un posto per fare video stupendo. E quindi mi sono approfittata mentre non c'eri, ti prego, non mi uccidere! Porta questa parentesi, mi volevo oggi parlare, come avete visto dal titolo, di alcuni pennelli che ho preso da eBay ad un prezzo stracciatissimi e sono praticamente uguali a quelli della Sigma, proprio uguali, molto simili. Vi lascio nell'info box il link del venditore. Io ho saputo di questi pennelli, lo dico per correttezza, da un video di Daniela, The Night of Cinderella, parecchi mesi fa, però fate un po' il conto che comunque i pennelli venivano da Singapore, quindi ci hanno messo un po' per arrivare. Io ho ordinato più o meno verso la fine di novembre e avevo stimato che più o meno dovevano arrivare intorno a Natale, ma ovviamente considerate che Natale, le feste, un po' il fatto che comunque la zona è abbastanza lontana, il sabato e domenica i corrieri non lavorano, quindi ci è venuto un po' di tempo e sono arrivati, se non ricordo male, intorno a metà gennaio, quindi ci è voluto un po', però sono arrivati. Arrivano nella tipica busta gialla. E il venditore è una persona veramente molto molto carina, perché ad ogni persona che ho visto che ha ricevuto questo pennello, di solito dà sempre qualcosa in omaggio. A me ha dato una spugnetta maxi, quella grande, rotonda, di lattice di Bobby Brown. Non so se sia realmente di Bobby Brown, ma mi affido al venditore. Sì, le campane. Allora, i pennelli sono 10, 5 generalmente da viso e 5 occhio barra viso, perché a secondo poi sono molto versatili, dell'uso che una persona ne vuole fare possono essere usati per qualsiasi cosa. Io spero che voi mi sentiate nonostante le campane. Comunque, il prezzo io l'ho pagato intorno alle 10 euro, 10-12 euro. Il prezzo lo trovate in dollari, ovviamente sotto c'è scritto in euro quanto è, e se non sbaglio in dollari adesso dovrebbero stare intorno ai 15-16 dollari, quindi più o meno quello è il prezzo. Non si fermano, state sicuri alla dogana, non è difficile che vengano fermati, perché comunque il venditore tiene sempre a mettere di solito sul pacco scritto gift, e poi so che alla dogana comunque se non si supera un certo tot di chili il pacco non viene fermato. Infatti quando si fanno ordini comunque dall'estero si tende a ordinare poche cose alla volta proprio per evitare la dogana. Comunque bando alle ciance, vi faccio vedere i pennelli. Allora, questi sono i 5 pennelli da viso, sono sporchi ovviamente perché sono usati, testati. Allora abbiamo, partiamo da quello un po' più strano, ma sicuramente che avete visto in giro nel web, che è questo, che ha la forma un po', diciamo, affusolata e a punta. Io questo lo utilizzo per fare il contouring, però ho visto che molte persone lo utilizzano anche per mettere il correttore sotto agli occhi e fare la tipica V per illuminare. Sono molto fitti, questi pennelli, molto compatti. Poi abbiamo i due tagliati, due flat, che sono, questo è tagliato, diciamo, in maniera netta ma regolare al pennello, mentre questo invece è tagliato in maniera trasversale, quindi anche se il taglio è netto, come vedete, sale praticamente. Voi vedete il doppio colore, ma non sono pennelli due fibre, sono semplicemente delle sfumature del pennello. E poi invece abbiamo gli altri due, che sono quelli un po' più cicciotti e bombati, che sono questo qui, che ovviamente, come vedete, la cupoletta è omogenea. Io questo lo utilizzo per mettere il fondotinta minerale, con una coprenza assoluta, e anche per quello liquido è stupendo. E questo che invece è sempre cicciotto e c'ha la cupoletta, ma è tagliato trasversalmente. Come sono fatti? Sono fatti di un manico di legno e questo penso sia metallo. Come vedete la marca è questa, penso si pronunci Jesus. Come dicevo, li ho lavati, non hanno perso pelo, non hanno perso colore. Una cosa che ci tengo a dire per correttezza è che quando sono arrivati, siccome questi pennelli, come potete vedere dal sito del venditore, sono presenti in diverse colorazioni, ovviamente il manico è pitturato, e quindi quando sono arrivati, essendo stati per molto tempo nella busta, si sentiva un po' l'odore di pittura. Però appena li ho lavati, prima di utilizzarli, lasciato un giorno all'aperto, è andata via completamente, infatti non si sente per niente, e adesso profumano solo dello shampoo al cocco con cui li ho lavati. Per quanto riguarda invece i pennelli da occhi, sono sempre 5, quindi sono 10 in tutto, e sono questi qui. Allora, ovviamente sporchi anche questi, sì, lo so, li devo lavare. A
qui abbiamo due pennelli cicciottelli e rotondi, uno semplicemente la cupoletta, l'altro invece tagliato, sempre cicciottello e rotondo, ma tagliato trasversalmente. Io questi due li utilizzo generalmente per mettere il correttore perché non lasciano una riga, hanno una stesura perfetta e sono stupendi. Poi abbiamo altri due che invece sono con il taglio netto come quelli grandi, e abbiamo quello con il piano praticamente perpendicolare e l'altro trasversalmente. Questi io li utilizzo per sfumare, ho visto persone che li utilizzavano anche per fare il contouring sul naso oppure sotto lo zigomo. Come vi dicevo, sono molto versatili. E poi c'è questo che è più un pennello a penna, ma devo dire la verità, questo è un po' più duro a differenza degli altri, un po' più duretto, proprio perché le setole sono molto fitte, quindi più che altro per un lavoro di precisione nella piega, ma non per sfumare. Io questi pennelli, veramente, con questi pennelli mi sono trovata veramente veramente bene, sono stati una scoperta fantastica. Se voi li avete e li avete usati, e come vi trovate, fatemelo sapere in un video. Se avete delle richieste, come sempre, fatemelo sapere lasciandomi un commento. E niente, ci vediamo al prossimo video, che già vi annuncerò su cosa sarà. Sono dei prodotti con un inci molto bello. Sono delle creme che ho trovato in piccoli supermarket ad un prezzo stracciato, tipo 1 euro, 2 euro. Sono dei prodotti che hanno un inci perfetto, veramente veramente ottimi, di cui ci tengo veramente a parlarne, perché a volte ho visto che adesso che è scoppiata la moda dell'Eco Bio e che stanno tutti lì e stanno alzando dei prezzi esorbitanti, che una crema, ho visto dei siti 30 euro, ma dai, è troppo. Comunque, niente, spero di non avervi annoiato e ci vediamo alla prossima.